Nell'anticipo del sabato, il Folli in Popoli, sempre più lanciato nei piani alti della graduatoria, batte con il risultato all'ingresso il fanalino di coda a Cotignola. Appena 3 punti per gli ospiti, frutto di 3 pareggi, con la casella quota 0 in fatto di vittorie. La partita mostra un monologo locale che si vede già nel primo tempo, quando Olivieri, servito al centro dell'area di rigore, chiama la prima parata di giornata a Palermo. Olivieri, dalla precedente mattonella, mette nuovamente panico alla retroguardia ospite, che sventi pericolo smorzando la sua conclusione in calcio d'angolo. Dalla bandierina, sempre Olivieri di testa, mette alto. Nella ripresa Bucci, con una solo personale, fa le prove del gol. L'indemoniato Olivieri, invece, dopo aver portato a spasso sfere e avversari, vede indirizzato il suo tiro nello specchio della porta, ma il Cotignola in qualche modo riesce a salvarsi. Bucci, dalla sinistra, questa volta mette al centro, pennellando un traversone per la testa di Olivieri. Palermo non può nulla, 1-0 per i padroni di casa. Il raddoppio giunge un quarto d'ora più tardi. Su una respinta corta di Palermo, arriva sotto misura il tapis vincente di testa a cura di Marzocchi per il 2-0 locale. Si vede anche il Cotignola, ma Lani raccoglie semplicemente il pallone senza sporcarsi neppure i guantoni. Dall'altro canto, il Folli in Popoli continua a creare, sfiorando la terza marcatura, centrando il palo alla destra di Palermo. La facilità di penetrazione in area ospite viene evidenziata da questo trasporto del pallone comodamente a cura di Olivieri, a cui viene negato il gol dal solo Palermo. Nel finale, secondo acuto del Cotignola, ma la punizione ospite viene deviata dalla difesa locale in corner. 2-0 e Folli in Popoli che sale al secondo posto in classifica.